Ho pensato che è bello perché sono passati tanti anni da quando abbiamo fatto Suburra. Addirittura, se parto dal film, è una roba che appartiene a un altro secolo. E era la prima serie originale Netflix quando l'abbiamo fatta. Sono cambiate tante cose. È molto bello vedere che ancora stiamo qui a raccontare questa storia. Sono cambiate delle persone, ci siamo passati il testimone. L'entusiasmo però è lo stesso ed è molto emozionante rivederli. Vedere Giacomo, vedere Filippo, vedere Federica. Cioè, Federica, ragazzi, era una ragazzina. Quindi è molto bello. E poi ci guardiamo queste due puntate stasera, vediamo cosa succede. Ma ti dispiace di non esserci? Ma no, è giusto così. Le cose devono iniziare e finire, anche per lasciare spazio a qualcun altro, no? Secondo me è un po' quello che non è stato fatto per un po' di tempo nel cinema italiano in generale. Invece bisogna levarsi dalle palle a un certo punto e lasciare spazio agli altri, no? Siamo proprio sicuri che non c'è un flashback, qualcosina? Ma se c'è stato, mi hanno detto, quindi vediamo. Non lo so, ecco. Me lo dici il tuo luogo di Roma preferito? Ma non lo so. Dietro Scalo di Ostia? Sì, forse Ostia, sì. Non lo so, sai che io con Roma non vado più tanto d'accordo, me ne voglio andare a montagna. Sei international, no, dai. Ma che international? Andare a montagna? Sì, sul Terminillo. Grazie. Ciao, grazie. Grazie.